storie del rapo e dintorni. Eccoci qua, buonasera, buonasera, sono Giulia, siamo su Radio Europa e tendenzialmente su Storie del Rapo, quindi la nostra radio ha tutti i suoi contatti soliti, radioeuropa@gmail.com, i pagine social, Facebook, Instagram, sono Radio Europa, il sito ha lo stesso nome, quindi se volete contattarci per qualsiasi richiesta o esigenza, noi ci siamo. Oggi appunto siamo a Storia del Rapo, quindi un programma che intervalla un po' di chiacchiere sul nostro paese, il nostro territorio, a musica assolutamente rock, e quindi siamo anche in ottima compagnia con una persona che conosco da sempre, a parlare di una realtà che io ho vissuto praticamente dall'inizio della mia infanzia, fin da quando ho imparato a capire qualcosa, e che si chiama Il Centro. Abbiamo qua l'onore di avere Franco Fè a parlarcene. Ciao Franco. Ciao Giulia, grazie per l'invito. Che dici, mancherebbe. Allora, che cos'è il centro o che cos'era il centro quando è nato diversi anni fa? Sì, il centro dunque è nato che l'allora parroco Don Cascioli era un po' preoccupato perché i giovani non frequentavano più, erano un po' disinnamorati verso tutto e tutti. E allora con Claudio si decise insieme a Don Cascioli di fare una riunione di tutti i giovani, anche se, come ben capirai, eravamo abbastanza scettici, no? nella risposta. Comunque tramite anche Marcello Petrini sebbero tutti l'indirizzo dei giovani di Rapolano e si fece questa riunione. E devo dire che l'allora teatrino, dove attualmente oggi c'è la sede del Centro Culturale, era gremito, stracolmo di giovani, e fu una cosa entusiasmante, anche perché Don Cascioli magari iniziò con un discorso un po' troppo spirituale, per cui ci fu un po' di sgomento, no? Ma poi alcuni di noi presero la parola e si disse: ma facciamo qualche cosa per ritrovarsi. E devo dire che la cosa piacque, ecco, e nel giro di poco tempo si iniziò a dare corpo a questa attività, a questa nuova associazione che si chiamò appunto Centro Giovanile. L'inizio fu un po' faticoso, come ben immaginerai e come sai, no? Però a questa associazione parteciparono tutti, non c'era distinzione né se uno veniva in chiesa o non ci veniva, se era comunista a quei tempi o democristiano. Si partecipò. Che all'epoca era una bella differenza. Che all'epoca faceva molta, molta ecco. Differenza. E tutti ci si dette da fare per creare un ambiente. E l'ambiente fu quello dove attualmente oggi c'è l'oratorio parrocchiale, ma che allora era la sede del centro. Mm-hmm. Quindi con un po' di volontariato si cercò di istituire, di costruire un bancone da bar col travertino e un po' di legno. Mm-hmm. E poi ad esempio, per citare alcune persone che si conoscono molto bene, i fratelli Starnini, per di Claudio e Alessandro, il nostro sindaco attuale, rubarono una ruota del carretto dal suo nonno e con queste due ruote ci si fece il lampadario. Io andai a Roma e tramite delle amicizie portai un'armatura da Cinecittà. Insomma, tutti ci si dette da fare per allestire queste stanze. Mm-hmm. Queste stanze furono allestite. Iniziò un po' di attività, alla meno peggio, mm-hmm. e devo dire però che il centro a quel momento iniziò veramente a essere frequentato da tutti, tanto che tutte le sere si apriva, c'erano sempre 40-50 persone, il fine settimana addirittura si era costretti anche ad andare a prendere le panche di chiesa dei bambini dove facevano il catechismo, perché non si aveva spazi sufficienti se non per mettere a sedere la gente. Quindi diciamo intercettasti un bisogno reale, no? Sì, di fare comunità, certo, di fare gruppo, insomma, sì, fra coetanei alla fine, esatto, no? Esatto, sì. Quali erano le fasce d'età, Franco? Le fasce d'età andavano dai 16 anni fino ai 25-26. Quindi anche differenti. Sì, anche differenti. Devo dire con picchi anche di persone di 30-40 anni,
tipo il Frossi, che tutti si conoscono, tipo ora è morto Beppe Coppi, che insomma ci davano una mano per allestire questi locali. È stata un'esperienza molto bella. C'era chiaramente necessità di stare insieme, di progettare insieme, e poi se si pensa agli anni che erano gli anni 66, dove nessuno di noi aveva la macchina. La prima macchina a disposizione del centro fu una 500 della tua mamma, di Maria Marcocci, che io ho distrutto quando imparavo a guidare, che fu la prima che andò impiegata al monte, comprò questa 500 e con questa 500 si andava a destra a manca per trovare la roba che serviva alla nostra associazione. 500 rossa targa a 5 cifre. Esatto, me la rimpiango. Esattamente. Quindi praticamente diciamo che il Cascioli, no? Il nostro parroco all'epoca era considerato anche molto rigido, in realtà aprì locali dell'oratorio aprì locali a tutti. Si aprì locali al centro gratis. Lui per tanti anni ha pagato luce, ha pagato acqua, ha pagato tutto. E quindi, però, ecco, dicevo che siccome i tempi erano un po' più complicati di quelli di oggi dal punto di vista economico, anche se oggi abbastanza complicati, ci davamo da fare per creare delle iniziative che potessero mettere insieme i giovani e stare insieme nel divertimento, eccetera, insomma. Ecco, in paese, perché poi appunto non è che potevi fare grosse cose fuori. Anche perché poi non ci si poteva muovere. Certo. Quindi grosso modo è chiaro che questo era il nostro passatempo. Ecco, si cercava di essere tutti possibilmente più vicini, aggregati, e cercare anche di sfruttare quella che era la nostra inventiva, la nostra capacità per creare delle iniziative. E questo, devo dire sinceramente, dette il suo frutto. Quindi avete fatto questo un grande brainstorming con tipo 40-100 persone e sono venute fuori tutta una serie di idee. Esattamente. Allora, prima di parlare poi di un personaggio che si è incrociato con la storia del centro e che è ancora legatissimo a questa realtà, mettiamo la prima canzone. Siccome la volta scorsa siamo andati di scarpe, e adesso che ho finito diciamo tutto il mese di cammino, parliamo appunto del camminare, quindi una serie di canzoni che ci rimandano al camminare. La prima ci ricorda di un gruppo che non esiste più da tempo, il cantante purtroppo ci ha lasciati per sua decisione anni fa, Michael Hutchins, e la canzone è Just Keep Walking in Excess. Enjoy. Bottles,
meeting. Blood and glass, three points of rain. Carpet lining, seats reclining. Clever words are smooth on talking, shove it, brother. Just keep walking. Clever words are smooth on talking, shove it, brother. Just keep walking. Clever words are smooth on talking, shove it, brother. Just keep walking. Eccoci qua di nuovo, scusate ma sarà un po' in discussione e si parlava Franco su cosa parlare perché c'è veramente tanto e scusate anche perché mi sa che all'inizio qualcosa non avete sentito o di me o di lui, però vabbè non mi siete persi niente, era solo l'introduzione. Allora, quindi Franco, diciamo che il centro nasce e c'ha subito una, come si dice, un evento che un po' lo sconvolge. Eh sì, perché noi si nasce nei primi del 1966 e proprio il 4 novembre del 1966 c'è l'alluvione di Firenze. Quindi questo evento, come dire, colpì un po' tutti, ma colpì anche i giovani del centro giovanile, i quali si dettero subito da fare, ci demmo tutti da fare, per fare la raccolta dei viveri, la raccolta anche del materiale di prima necessità, tanto che poi partimmo la volta di Firenze con l'autoambulanza che aveva fatto Don Cascioli per il soccorso specialmente alle cave, Weiss e Marcocci che ci dette due furgoni, partimmo la volta di Firenze e andammo a Campomarte dove c'era il centro raccolta. E abbiamo durato più di una settimana a tornare a Rapolano la sera e ripartire la mattina per andare a Firenze. Quindi anche in questo caso i giovani del centro giovanile si dettero molto da fare. Non solo, qualcuno andò anche a spalare? Sì, sì, tutti si andava anche a spalare e tutti si andava anche a portare genere di conforto nelle famiglie, specialmente le persone anziane. E la cosa che colpì maggiormente fu che le persone anziane erano state abbandonate. Anche davvero? Sì, purtroppo. Successe anche questo. E poi si andò anche a portare dei viveri negli orfanotrofi, perché c'erano tutti gli orfanotrofi a Firenze. E ho fatto questo riferimento agli orfanotrofi perché al centro ci chiedevamo cosa possiamo fare d'altro per Firenze. E allora ci viene in mente, perché siccome c'era stata una segnalazione da parte dell'allora sindaco di Firenze Bargellini, il famoso sindaco Bargellini, che c'era questo un orfanotrofio di bambine, se era già novembre, quindi ci si avvicinava ormai al Natale, se si poteva fare qualcosa per il Natale. Nel frattempo diciamo che era sorto in mezzo a questo gruppo di giovani anche l'orchestra famosa dei Cobra, della quale faceva parte Antonio Tasso, faceva parte Sandro Sacchini, faceva parte Doriano Mazzini, Zeffiro Mazzini e poi Lorenzo più Nicola, che ora mi sfugge il cognome, alla pianola, che era di Siena, poi fu sostituito da Maurizio Bianchini, attuale presidente della città della banda Città di Siena, no? Ecco, e allora si disse facciamo qualcosa di canoro e si stabilì di fare il fiorino d'oro, che era sulla falsariga dello zecchino d'oro, per cui io mi misi alla pianola e con i bambini della scuola materna si iniziò a fare le canzoncine e fu fatto questo spettacolo, fu il primo cioè, fiorino d'oro. Cioè quindi utilizzavi le canzoni dello zecchino, si utilizzava le canzoni cantate sempre da bambini per fare il fiorino. E si fece tre serate perché il teatro era stracolmo di gente e con il ricavato si portò a questo orfanotrofio, tanto che alla cerimonia venne la dottoressa Mazzei, che era capo della segreteria di Bargellini, e portò anche il saluto del sindaco di Firenze. Ecco, anche questa fu una cosa molto, molto, molto importante, insomma. Quindi diciamo che
diciamo sotto traccia, c'è il discorso degli aiuti a Firenze, ma sotto traccia ci hai detto che era nato anche un gruppo musicale. Era nato anche questo gruppo musicale che già cominciava a suonare nelle balere, non solo qui nel ma cantava cover, cioè faceva cover di pezzi dell'epoca, insomma, sì, italiani. Sì, certo, 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 certo. Sì, sì. Ho capito. E tanto per dirti che poi questo fiorino si è protratto nel tempo, no? Una volta, al primo fiorino comunque, al primo fiorino d'oro che si è fatto, questo è un aneddoto se mi permetti, si chiamò a presentarlo Sandro Simeoni, il quale Sandro Simeoni dice sì, io vengo e volentieri, ma chiamiamo anche qualcuno che faccia da richiamo, no? Insomma, un personaggio. E fu invitato Peppino Mazzullo, che era il mago Zurlì. Ma senti. E allora si andò una mattina, perché poi ci invitò a pranzo a Milano, io, Claudio e Don Dario, a quei tempi c'era già Don Dario, si andò a Milano da Peppino Mazzullo per invitarlo. Quando si fu poi, ormai si era partiti, si era vicino alla colonna del Grillo, ci venne in mente che non si era preso nemmeno niente, un presentino da portare a Peppino Mazzullo. Un banco santi, un vinzante, niente. Sì, apposta, qualcosa del genere. Mentre si diceva così, boom, un tonfa la macchina, che è successo, che non è successo, ci si ferma, si scende e Don Dario aveva investito una lepre. No. Allora non si disse questa è la provvidenza, non c'era nessuno, si prese questa lepre, si mise in una borsa e si mise nel portabagagli. E gliela portasti sanguinante. Però aspetta, non è finito, perché quando si arrivò alla stazione di Siena ci si fermò per un caffè, e quando si ritornò fuori, intorno alla macchina c'erano tutte le persone che guardavano in terra e c'era anche la polizia, perché vedevano il sangue in terra. Allora ci toccò aprire il bagagliaio, spiegargli la situazione, e comunque questi poliziotti furono gentili, ci dissero andate, e così con questa lepre si arrivò da Peppino Mazzullo, il quale fu molto 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 lieto di venire una cosa da serie al killer praticamente. Sì, vero. Ecco, tanto per dire sì. Anche le cose che capitano. Però io mi ricordo, perché riguarda un pochino anche più le foto che mi vengono in mente, oltre al fiorino c'era anche il fiorinaccio. Beh, poi dopo qualche anno i più vecchi, diciamo, insomma più vecchi, poi allora relativi, relativamente vecchi, perché saranno tutti su da 20 a 30 anni, si disse perché non si fa un'edizione straordinaria del fiorino fatta da noi, e allora si fece il famoso fiorinaccio, e da quel fiorinaccio, anche allora il teatro era gremito veramente. Aspetta, time out. Tutte queste iniziative avevano comunque scopi benefici? Quindi al di là dell'orfanotrofio all'inizio, poi furono trovati altri, diciamo, sì, destinazioni, diciamo, fondi. Diciamo che ha sempre avuto un po' di scopo benefico, anche se in parte la prima beneficenza si doveva fare per noi. Vabbè, quello ci è chiaro, ci avevi da, esatto, da mettere su tutto il sistema e poi, insomma, quello che rimane. E chi era il fiorinaccio? Perché non l'hai detto. Fiorinaccio erano le stesse canzoni che avevano cantato i bambini, no? Per dire. Quindi dello Zecchino d'Oro. Quello dello Zecchino d'Oro, che oggi sono tutti genitori e anche nonni. Pensiamo alla Gianna Trapassi. Insomma, ora mi è venuta in mente lei perché è vice sindaco, no? Insomma. E quindi, ma non è nonna, diciamo. Ma non è nonna, lei è solo madre. Ecco. E quindi, ecco, tutti questi ragazzi ormai attempati, a quali poi si aggiunse il Frost, si aggiunse Carlo Casagli e Silvano Fontani, facevano le edizioni delle canzoncine fatte da ragazzi, eseguite da loro. E in un'edizione, ad esempio, ci fu il clou, perché si riuscì a convincere il Bartalucci, che tutti a Rapolano si ricorderanno, a venire a cantare per un bicchiere di vino. Solo che quando arrivò in palcoscenico era talmente emozionato e si era talmente dato un po' di vino in bocca per acquistare un po', certo, di sicurezza, sicurezza, che trampellò, e meno male lo presero, perché sennò finiva nella fila, nella buca del suggeritore, dove ero io che dirigevo il coro e dirigevo le canzoni. Ecco, insomma, è stata anche quella una bellissima esperienza. Ma sì. E spesso poi questi adulti erano vestiti da bambini, no? E erano tutti vestiti da bambini, canzoni corte, sì, insomma, sì. Con un po' di scenografia che il buon onorato Stanislao
aveva fatto per il fiorino, che poi si riutilizzava anche per il fiorinaccio. Certo. Ma quindi era tutto d'arte, come si dice, self made, no? Sì, tutto sì, fatto sì, in casa, sì, tutto come a si dice, zero, autoprodotto, sì, proprio sì, così. Quindi c'era, diciamo, il divertimento nell'organizzarlo, il divertimento nel farlo e poi nel vederlo e dimostrarlo alla gente. Certo, e le prove erano esilaranti, no? Ti puoi immaginare Bartolucci che provava la canzone per un bicchiere di vino, sì, dove sì, si andava sì, a finire, insomma. Peccato, di quelle prove non credo ci siano registrazioni, vero? Non venivano fatte all'epoca? No, che io mi ricordi non venivano fatte le registrazioni. Mancava cellulari, mancavano i nostri capito, attuali quindi... mezzi, sì, sì. Però vabbè, dai, le risate si ricordano sempre. Certo. E, allora, facciamo un altro stop, continuando col discorso del camminare, e mettiamo i Foo Fighters, di cui è uscita da poche settimane una raccolta, Niente Male, se avete modo ascoltatela, e, anche per chiudere un po' un cerchio, no? Visto la morte a inizio anno di Taylor Hawkins, e mettiamo Walk, enjoy. Solo su Radio Europa. We'll be right back.
Eccoci qua. Allora, praticamente si è fatto i cobra, si è fatto il fiorino, il fiorinaccio, quindi era solo qualcosa legato allo spettacolo o organizzavi anche cose diverse in altri campi, insomma? No, no, si organizzavano anche cose diverse in altri campi, ma c'è stata anche un'iniziativa che non si è mai potuta portare a termine, perché noi volevamo realizzare, ad esempio, sa, da giovani si hanno tutte le idee molto brillanti, un piccolo palasport dove c'è attualmente il campino del prete, cosiddetto, no? Ma senti... E si fece fare i progetti perché allora il CONI a quel momento avrebbe pagato, no, questa costruzione, c'era questa possibilità. E si fecero fare gratuitamente, meno male perché non si aveva soldi per pagarlo, all'architetto Pannini, che aveva già fatto il progetto delle scuole elementari e la materna delle suore stimmatine, il progetto di questo piccolo palasport, chiamiamolo così. E insieme a Claudio, insieme a Roberto Petrini, si partì per Roma alla volta del CONI e tutto sembrava andare a gonfie vele, se non che quando si arrivò a concludere il discorso ci si accorse che il campino non era di proprietà della parrocchia ma era di proprietà della curia, al che Don Cascioli fece tutto il possibile e anche l'impossibile per fare questa permuta, ma la curia non fu d'accordo, quindi il progetto abortì. Ecco, e poi si diceva di altre iniziative, sì, era un periodo fervido quello degli anni 60, 66, 67, 68, calcola che allora non è che la gente si muoveva tanto da sola, no? Per cui si cominciò a fare anche delle gite, mi ricordo La Spezia, Montenero, Porto Venere, Lerici e non solo. In quel periodo nacque anche l'idea di una corsa podistica, che non era cervellotica. Voi sapete tutti quanti che Rapolano era conosciuto come il paese delle cinque torri, però erano cinque torri al buio e allora noi si voleva illuminare queste cinque torri e si voleva vedere di fare qualche cosa per racimolare soldi. E si dette, diciamo, sfogo alla nostra immaginazione. E quindi si disse, perché non facciamo una corsa podistica intorno alle mura del paese? E venne fuori la cosiddetta Cinque Torri. Di cui abbiamo già parlato con, tra l'altro, esatto, che poi noi si cedé al gruppo Valenti, quando il gruppo Valenti si strutturò perché avevano loro più competenza di noi. Però anche questa fu un'iniziativa molto bella che ci consentì di illuminare in maniera piuttosto artigianale le cinque torri del nostro paese. Poi noi si cercava sempre di avere contatti e ci sono sempre avuti, a parte che con l'amministrazione è sempre stata molto attiva nei nostri confronti, ma anche con l'istituzione scolastica, no? Ecco perché i ragazzi anche avevano bisogno di essere coinvolti, per cui si pensò a un'iniziativa di natalizia e venne fuori il cosiddetto paese in festa, che era l'ultimo giorno di scuola dove i bambini si esibivano nei canti natalizi fatti in piazza e dove poi nel pomeriggio si faceva la maratonina del presepe dedicata a tutti i bambini. E ti devo dire che questa iniziativa è andata avanti molto nel tempo, diciamo che è stata bloccata dopo il terremoto che c'è stato in Umbria, e questo me lo ricordo bene perché io insistei tanto, perché veniva sempre qualcuno, no? O quando sono venuti i parà, o quando sono venuti i vigili del fuoco, quando si è fatto venire a fare tipo delle dimostrazioni. Questa dei vigili del fuoco cadde proprio nel momento in cui ci fu il terremoto in Umbria. Quando, Franco? Ora l'anno io non me lo ricordo, sa, anche l'età vuole il suo sfogo. E però mi ricordo bene che il comandante mi richiamò e mi disse: guardi, purtroppo non se ne può fare niente. Certo. E insisté tanto, gli disse: guardi, mi mandi un camion con due vigili, si mette in piazza
al primo bisogno che c'è, il camion parte. Insomma, così si fece. Però i ragazzi a quel momento erano solo 10, quindi io mi vergognai come non so chi altro. Comprai dei panettoni, li regalai ai vicini insieme alle bottiglie di spumante e le rimandai via. E lì Ecco. è finito il paese in festa, anche perché poi, quando non c'è, come dire, non affiatamento, l'affiatamento c'è sempre stato, ma mettere insieme tutte le associazioni è molto difficile, no? Per cui non c'era a quel momento nemmeno una seria programmazione. Allora, mentre non si faceva il paese in festa, c'era chi faceva magari la partita per i bambini, quindi una Sì, o cosa, la tombola, insomma, fa per o la dire, però, tombola, e esatto, sì. quindi è una cosa che poi è finita questa, ecco. Però non per questo è finito il discorso del Natale, perché come ben saprai, tutti gli anni allestiamo i presepi, Sì. e quest'anno sarà un presepe d'arte. Il presepe, percorso presepiale sarà un presepe d'arte. Manca poco, no? Manca Manca poco, manca una poco, l'8 settimana di dicembre praticamente. si dovrebbe aprire il percorso presepiale, ma di questo, se ci sarà un'occasione, magari ne riparleremo in maniera più Sì, il presepe è approfondita. un'altra storia, si fa un'altra volta, come si suol dire. Tra l'altro, ecco, diciamo che per dirlo, per chi non lo sa, il centro giovanile ha vissuto questa prima fase fino agli anni 70, vero Franco? Sì, fino al 75. 75, perché poi nel Esatto. 75 si cominciò tutti a essere un po' più grandicelli, Con figli, eccetera, quindi si eccetera. cominciò chi a sposarsi, chi a avere figli, chi andare al lavoro anche fuori Rapolano, e quindi a Rapolano ci si restò in pochi. Quindi si fu costretti, diciamo, a chiudere il centro, ma però fu una chiusura, diciamo, abbastanza strana, no? Perché si chiuse il centro, ma ogni tanto ci si ritrovava, e questo ci permise poi nel 92 di riaprirlo a gloria. Anche Ci credo, e anche questa è un'altra storia, come si suol questa è dire. un'altra storia. Ma diciamo che non abbiamo parlato di quello che vi ho detto all'inizio, perché poi appunto durante la prima canzone si è fatto un confronto con Franco e si è deciso di lasciare a questo personaggio una puntata, che sarà la prossima di Storia del Rapo, da solo perché se la merita assolutamente e la faccio più che volentieri, appunto sempre con l'aiuto di Franco, perché Rapolano, insomma, da una ventina d'anni, grazie anche diciamo, al raddoppio della Siena Bettolli. Bettolle, o chiamiamola come ti pare, insomma, come si chiama? Grosseto Fano, in realtà la strada, del raddoppio, insomma, della zona che ci interessa. Ci sono tante persone che sono venute a vivere qui da fuori e non conoscono questa figura, quindi solamente magari la conoscono per un motivo, perché hanno i figli a scuola, alle elementari, ma di questo se ne parla appunto la prossima volta. E quindi lasciamo una puntata intera in onore, in ricordo di Giancarlo Battagli, e sarà la prossima, visto che ci avviciniamo anche al Natale, che è un momento buono per ritornare in famiglia, e Giancarlo fa, insomma, dal 67 fa parte della famiglia di Rapolano, diciamo così, giusto Franco? Certo. Quindi niente, grazie Franco, diciamo che è Grazie a finita la voi. prima parte di questa storia, ci vediamo fra 2 settimane per la seconda e ci lasciamo con una canzone che probabilmente nessuno conoscerà, è un rock un po' particolare, questo gruppo me l'ha fatto conoscere anni fa, molti anni fa, un compagno universitario che non finirò mai di ringraziare, si chiamava Davide, il gruppo sono i Gomez, un gruppo americano e per molti una loro canzone contiene spunti musicali tanti quanto un album, fa per dire, di Robbie Williams, ma forse non è che ci vuole tanta scienza. Comunque, bando a questi giudizi, Free to Run, enjoy, ci si vede fra una settimana con Arte all'orecchio.
I can see it in your smile. Come sit here, let's hold for a while. I've been walking for too long, drag my feet like R Europa con te.